In più mi stavo scordando di rifare le offerte per Barclay e Fekir, visto che comunque sono decadute perché abbiamo venduto Vitolo. Dove sono? Eccoli qua, ragazzi. Allora, Vitolo veniva sui 15, noi avevamo, secondo me, con un ventino ce la facciamo. Facciamo 19 intanto, ah, 19, meno 15 rispetto a quello che ci chiedono. Secondo me è bassa un'offerta, però vediamo. Per Barkley, che dovrebbe costare leggermente di più, possiamo fare sempre magari un... Facciamo 20, va. Ci portiamo un milione in più. È bella così. A posto. A posto, a posto, a posto. E questi sono tutti fatti. Ok. E andiamo avanti. Siamo quasi alla finale contro Everton, ragazzi. Soldi in più. Bella. Bella così. Meret ha rifiutato. Vuole un ruolo più importante. Vuole essere importante per la squadra. Ok. E Aurier niente da fare. Va bene lo stesso. Quindi noi a Merelli mettiamo 15.000, 4 anni, giocatore importante, prima squadra. Ok. E magari ci possiamo anche rifare le offerte intanto per... no, aspettiamo ragazzi, aspettiamo ancora di fare le offerte perché prima abbiamo... diciamo, siamo in trattativa ancora per mano, la Roma ancora non ci ha risposto. 1-0, gol di Konoplyanka. E ci porta a casa i soldoni, ragazzi. Insomma, Konoplyanka, ragazzi. Che bomberoni. 5 email, vediamo. Allora, partiamo dal basso. Squalificato Carrizo. Sì, vabbè, che se ne frega. Asian Elite Cup. Ottimo rendimento. Sì, bella. Primo torneo, 5 milioni. Ok, Roma 46. Oddio, sono tantissimi. Offerta per Carrizo. Fermi. Ci sta. Il Barça ce lo chiede. Il Barça. Si può parlare, se ne può parlare. Ci è arrivato a 25? Ragazzi, se arrivassero a 25, vi giuro, facciamo la difesa più bella della storia. Ma ve lo giuro proprio. Per mano la strattiamo ancora. Trattiamo ancora, facciamo 25 più Remi. Un'offerta da quasi 40 milioni. Forse sono ancora pochi. Però intanto, secondo me, smuoviamo un po' gli animi in casa Roma. Questa è bella, ragazzi. Queste sono tutte belle notizie. Allora, Barclay, rifacciamo un'offertina. Abbiamo sempre Clondeli, è vero, ragazzi, me ne stavo scordando. Abbiamo sempre Clondeli. E facciamo così, sia per Barclay che per Fekir, come per Dele Alli. Solo nel caso in cui accettino Clondeli, proseguiremo con l'offerta. Se no, niente. Quindi, considerando che abbiamo messo lui, secondo me 13 più Crondelli e possiamo iniziare a convincere l'Everton. Mentre con il Lione hanno già accettato, ragazzi, quindi vabbè, bella, facciamo così, poi vediamo. 50.000, 4 anni, giocatore importante, però. Importante Fekir, di più non me la sento di offrirgli. E per Bellerin 27 e mezzo, dai, vediamo di trovare un'intesa, via, Bellerin mi starebbe anche simpatico. 19, ragazzi, poi di più non saliamo. Di più di 19 non vado. Quindi no, non possiamo, non possiamo. Tottenham ha accettato, ragazzi, l'avevo visto prima e, tanta e questa è proprio una bellissima notizia. 100.000, 4 anni, chiave, prima squadra, ragazzi, Dele Alli sarebbe il colpaccio. Perché uno come lui, 20 anni, così giovane e così forte, ragazzi, è veramente un bel sarebbe veramente un bel colpo. Anche per Cancelo, offerta accettata. È bella così, allora. E allora abbiamo già l'alternativa pronta per Bellerin. 4 anni, giocatore... Lasciamolo importante, poi vediamo. Poi vediamo, però ci starebbe, ragazzi, ci starebbe. E dovrei aspettare ancora un attimino perché voglio capire per bene come si evolve la situazione con Manolas. Meret accettato per Pareca, ok, ci starebbe magari come riserva, però aspettiamo un attimo. Se andiamo sempre avanti, altre due mail. Roma offerta troppo bassa, 46 ne vogliono ancora. No, no, bisogna trovare un'intesa con loro, ma voglio... Costas Manolas, porca miseria, 32 milioni più Rami, offerta da 46, Roma, porco cazzo, merda, se non accetto Rami incazzo, veramente. Offerte per Lenglet e Mariano, attenzione, attenzione, Lenglet, cioè che è di Bologna, a caso, per meno di 12, ragazzi, non lo mando via, perché è promettente, facciamo 11, dai, perché le voglio bene al Bologna, 11, però di meno non si può fare. Mentre per Mariano, meno di 10, di 9...
Di 9, 2 non si può fare, vai. Di 10, di 9, di 9, 2 è un po' indeciso, però ragazzi, meno di così non possiamo scendere perché mi sembrerebbe troppo. Proprio alle brutte intorno a 8, 8 e mezzo, però proprio alle brutte se non ci si dovesse fare. Ele! Anche Carrizo se ne va al Barça, ragazzi. Ne vendiamo un altro? Va bene, va bene, va molto bene, ragazzi. Dele vuole più soldi. Me l'ero immaginato, chi... In effetti non è scemo, in effetti non è scemo. 124 anni che è la prima squadra. Vieni al Siviglia, bello, vieni al Siviglia. Sbanchiamo tutto, andiamo a conquistare il mondo. Arsenal, Beglieri, 27 e mezzo, che aspettiamo sempre ancora un attimino. Bar no, sì, non mi puoi chiedere 29 più Crondelli. Quella è un'offerta da 100 miliardi, ti faccio, dai. No, no, raga, Barca, lasciamo perdere. Mi dispiace per Ross perché mi piace tantissimo, però con Crondelli non possiamo. Quindi se in caso ne riparleremo a gennaio più Ganso, più Vasquez, che ti pare, ma per ora lo lasciamo da parte. Bellerin, 27 e mezzo. No, bisogna alzare un pochino l'offerta. Bisogna alzarla un pochino. Ma anche no, ragazzi, dai, ci prenderemo Cancelo, bello e visto. Anche Bellerin salta tutto. E ci prenderemo João Cancelo, va bene, va benissimo lo stesso. E, no, ragazzi, vabbè, qui è un'offerta continua. Offerta per Pareca ora, attenzione. Almeno 7 e mezzo. Almeno perché gli voglio bene al Celta Vigo. Dai, 7 e mezzo, facciamo lo sconto famiglia. João Cancelo, ragazzi, a sto punto ce lo prendiamo perché ci fa comodo. È un buon terzino destro, giovane. Ciao Mariano, benvenuto João Cancelo. Anche se Mariano forse avremmo potuto anche aspettare di sapere una, cioè di avere una risposta dagli altri, però va bene lo stesso. Quanto ha? 79? Ci sta, ragazzi. Quanti roll fa? Porca puttana. Si fa tutta la fascia, raga. Che spettacolo. Terzino destro. Ada, che non so che cazzo sia. Esterno destro e ala destra. Ragazzi, le fa tutto lui. E basta il bomber. Deciso, faccio il tutto fare. E sposatevi tutti. Ok. Fekir, ragazzi, mi sa che salta. Però aspettiamo un attimo. Perché nel caso in cui dovesse saltare ancora delle ali, tratteremo per tutte e due in contemporanea ancora. Madonna, accidenti alla Roma, ragazzi, non si convince, non c'è verso di convincere sto schifo. 37, dai, mandami sto bastardone di Manolas. Lo voglio con mia Siviglia. Bologna, no, 8 e mezzo, ragazzi, non ve lo posso mandare. 8 e mezzo sono troppo poi. Sono proprio troppo poi. 10 e 3, dai. Ce l'avete soldi, non mi dite che non ci avete 10 milioni e 3, perché lo so che ce l'avete, porca miseria, dai. Su, non ci prendiamo in giro, via. Se no qui facciamo il gioco dello scherzo, dai. Due mail, Veduto Carrizo, va bene. Dele continua a rifiutare e mi fa girare le palle. Perché non deve rifiutare Dele, deve accettare, deve venire al Siviglia. 140, sempre più alta questa offerta, ragazzi. Porca miseria, qui c'è più tra un po' ci chiederanno direttamente il conto in banca. Fekir, e facciamo un'offerta anche per lui a sto punto. 55, 4 anni, importante prima squadra. Ma lui cos'è che non gli andava bene? Il ruolo? No, il ruolo gli andava bene. 55, 4 anni, importante prima squadra, ragazzi. E lo so, Fekir, tanti di voi magari mi direbbero: ma prendere più forti delle ali, corriamo un ciuco, è un fenomeno, tira da tutte le parti, fa gol. E lo so, ragazzi, però Dele, Dele. Cioè, capitemi, io sono appassionato, ragazzi, del Tottenham, come faccio a non prendere delle ali? Attenzione, offerta per Crondelli, però, attenzione. Se l'Everton, ragazzi, ci dà 16 milioni, facciamo una festa. Sono troppi, lo so, ho sparato troppo alto, però, boh, ci starebbe. Ci potrebbe stare. E andiamo avanti. Siamo quasi a fine mese, ragazzi. Quindi siamo quasi a fine episodio. Anche la Madonna. Anche per Iborra. Giù. Offerte come se piovesse. Ce lo vuole il Bayern. Ragazzi, il Bayern sta facendo la nostra fascia di mediani. Cioè, insomma, sta facendo tutti i nostri mediani. E bella così. Bella così. Un bel trentone. E vi perdete anche Iborra. Dai, che ce l'avete i soldi. Lo so. So che ce l'avete. Pareca, Saltavigo, 5,5, sono troppo pochi, sì. 7,2, 7,2, proprio in amicizia e ve lo mando. Ok, qui chiudiamo. Roma, ragazzi, ultima offerta e mi sono rotto i coglioni. 41. Se per 41 accettano bene, se no 46 non li do. Più di così, ragazzi, non vado. È proprio ultima offerta, 41, di più non si può. Divieto di andare più in alto di così. Qui... Mutiamo i nostri giocatori. Dele, ora però mi stai facendo incazzare, eh? Un pochino, però mi stai facendo un po' incazzare, dai. 150 ti offro. Per
Però accetta le 150, sì, perché sono 150. Chi te li dà 150 a 20 anni? Me lo spieghi? Nessuno. E dai. Anche Fekir ha rifiutato. Perché Fekir ha rifiutato? Perché a caso deve rifiutare Fekir, a caso. A caso, ragazzi, deve rifiutare Fekir. 64 anni, giocatore importante. 60.000, zio, prendi 40 al leone, dai. Porco cazzo, ti do quasi, ti do il 50% in più, via. Ma stai scherzando? E dai, raga, 3 email. E vabbè, allora qui è una fiera. Offerta anche per Konoplyanka. Il City ce lo vuole. 45, ragazzi, il giorno non mi interessa più. Voglio i soldi, a caso. Non voglio vendere, ma voglio i soldi, a caso. Tutto, butta via. Boh, non lo so. Lenglet. E no, ragazzi, Lenglet per 9,5 non possiamo. Avevo detto più di 10. Quindi, proprio ultima trattativa, Bologna. Ti do l'ultima occasione, eh. Non la sprecare perché non ne avrai altri. 10 milioni e 375 euro. Se ci tengono tantissimo all'Englet, o così o nulla. E intanto Fekir ha accettato, quindi arriviamo a un punto di svolta con Dele Alli. Se non ci arriviamo, pazienza. Everton, niente Klondei, va bene lo stesso. Pareca, 6 milioni sotto. Oh, porco cacchio, ce l'abbiamo fatta dopo 6 mesi, ragazzi. Mi sono partite le vene, parto già in avvantaggiato, gli do già 120, lui ne prende, cioè ne vuole 100, no, ne do 120, ragazzi, così, a random, per Kostas Manolas, non mi interessa. Ok, finalmente, Pareca, basta, mi sono rotto, te rimani con me e ti vendo per qualcun altro. Ok, Iborra, avevamo chiesto 30, sono arrivati a 28, ragazzi. 28 e mezzo e ve lo mando in amicizia, dai. Proprio così perché sono gentile io. Vero Bayern? Bravo Bayern. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine dell'episodio, eh. Perché siamo partiti contro il Barça, quindi siamo quasi arrivati in fondo. E però fermi, prima abbiamo l'aggiornamento dell'osservatore, che è molto importante. Lui potenziale ce l'ha alti. Ragazzi, no, qui bisogna prendere anche tutti quelli con il potenziale perché questi sono. Vogliono tutto il mondo dalla vita del Signore e quindi prendiamoli tutti ragazzi perché sennò un macello. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Bella, erano solo questi. Fantastico. Mamma mia, che aggiornamento, 6 me ne ha portati. Te ti prendo subito. Te no, no. Te sì perché c'è potenziale alto. E te pure perché c'è potenziale alto. Bella. E Latkovic, l'ultimo, ci porta. Ci porta lui che c'ha potenziale alto e lui che c'ha potenziale alto. Perfetto, dai, va benino, via, va benino. City, chi era? Konoplyanka, 37,5. No, non te lo mando a 37,5. Avevo detto 45. Dovrebbe chiederti 46, mi verrebbe da chiedere. Ma ti chiedo 44 e 444 perché mi state sul cazzo. Capito? City di merda. A casa, ragazzi, poracci. Sono anche usciti ieri in Champions League contro il Monaco. Hanno preso gol da Mbappé Lutene, sembrava di un buono scatenato, se ho detto ma chi è? Thierry Henry in ritorno. Però Dele mi fa girare le palle, ragazzi. Dele mi fa girare le palle perché non accetta un contratto schifoso. E io cosa gli faccio? 165. Ultima offerta, ragazzi, poi basta. Poi basta. 165.000, proprio il massimo, gli diamo tutto per tutto. Se accetta bene, se non accetta ci prendiamo Fekir e chi si è visto si è visto. E a sto punto, ragazzi, simuliamo anche l'andata di Supercoppa contro il Barcellona. Male male ci giocheremo il ritorno tentando l'impresa dopo la sconfitta 6-0. Però va bene. Skip 3-1. Cazzo, se è dura. Raga, è dura, eh. Il ritorno non è cosa facile, però ci possiamo provare. Però non è cosa facile, eh. Sappiatelo, non è cosa facile. Infortunato Rami per 2 mesi, bello, sì, fantastico. Manolas, Manolas dei miei stivali, che ci facciamo con te? Che ci facciamo? Anche te vuoi essere come Dele? Partiamo subito 150, chiave prima squadra. Dai, vieni al Siviglia. Ti prometto, vinceremo insieme a tutto il mondo, vinceremo la Champions League, anche se non ci siamo qualificati, è uguale. A parte sì che ci siamo qualificati, che cazzo dico anch'io? 2 mail. Bayern ci prende Iborra, ragazzi. Bene, bene.
Cioè, bene no, ragazzi, perché non è un bene, perché non abbiamo più squadra, però va bene lo stesso. Dele Alli! Sì, così, signori, lo prendiamo, non mi interessa. 30 più Crandelli, ma ci prendiamo Dele Alli. Ciao Fekir, è stato bello trattare per te, ma non mi interessi. Magari te prenderò a gennaio al posto di Franco Vasquez. Ma Dele Alli, ragazzi, un episodio per comprare due giocatori, ovvero João Cancelo e Dele Alli. Ma avete detto poco, avete detto. Porcaccia la miseria, che mercato che stiamo facendo, ragazzi. Mercato dello svuota la squadra, però va bene. Ora abbiamo una bella tre quarti, però, eh. Franco Vasquez, Dele Alli, Konoplyanka, tutti 82, ragazzi, uno più forte dell'altro. Abbiamo un bel centrocampo. Eh sì, o meglio, abbiamo una bella tre quarti, perché adesso il centrocampo bisogna proprio sistemarlo. Perché vendendo Iborra, vendendo Donzonzi, ci rimane Kraneviter, che tra l'altro non è neanche nostro, e Ganso, che non fa quel ruolo, e Correa, che non fa un cazzo di quel ruolo. Però Ganso fa il CC, ragazzi, quindi fatemi pensare una cosa. Vabbè, ragazzi, alla fine ho semplicemente avanzato il giocatore, nel senso, li ho messi a fare i CC. È un modulo un po' più offensivo. Non so in quanti di voi magari giochino tipo a Osm, a Champman sul telefono. Alla fine, ragazzi, è un modulo che c'è su quei giochi e ci sta. E ci sta, ragazzi, avere Ganso CC. Non è velocissimo, quindi forse non è proprio troppo il suo ruolo. Non è neanche troppo difensivo, essendo un trequartista, che non so quanto abbia di difesa, ma più di tanto non credo. Per esempio, Shivata c'ha 37, quindi, sì, bello. E di difesa, come si faceva? C'era tipo un parametro esattamente giusto per vederlo. Intercettazioni 47, aggressività 56, proprio un difensore estremo non è. Però, ragazzi, ce la fa secondo me a fare il centrocampista centrale, quindi bella così. Però comunque l'obiettivo sarà sempre comprare due centrocampisti, eh. Quello, ragazzi, non si cambia, perché almeno due ci vogliono. E bella, raga, bella, bella così. Ora proprio mi sta garbando sto mercato. Ah, bisogna mettere anche in vendita Soria, perché non ci serve più a sto punto, visto che abbiamo comunque tutti gli altri. E questo bisogna spostarlo così. Ah, ci ho sbagliato anche. Sto facendo, ragazzi, un po' di macello. Te devi andare qua e te devi andare di qua. Ok, allora. Qui chiudiamo. Chiudiamo anche questa. Ragazzi, ci fermiamo qua, per oggi. Allora, vendi giocatori. Bisogna mandare via anche Diaz. No, non Diaz. No, mandiamo via Soria, ragazzi. Ero quasi tentato a mandare via Diaz, però mandiamo via Soria. Ci sta di più. E altri giocatori in vendita li abbiamo. Chi abbiamo? Soria, Pareca e Rami. Ah, va bene, va bene. Allora, prima di lasciarci, però, bisogna fare una cosina. Bisogna rifare tutte le altre offerte. Ora vi faccio vedere cosa intendo. Perché, ragazzi, bisogna rifare, per esempio, l'offerta per Lindelof utilizzando Pareca e non Rami, perché lo diamo, spero, per coso, per come si chiama il nome, per Manolas. Poi quindi intanto facciamo Pareca più 7, offerta da 13, ne voglio un 19, forse ci possiamo, forse ci può stare per Lindelof. Poi Schürrle niente, Merella rifacciamo, la rifacciamo, ed era Pareca più 5,5, 6, non mi ricordo, intanto ci mettiamo 5,5 e poi vediamo. E questo era Jorge Meret. Per Char gli rimettiamo sempre Pareca più 1. Ok. Ah, aspettate, no, poi adesso la rifacciamo anche per De Vrij. Però per De Vrij la facciamo senza nessuno, perché ci torna meglio così, ragazzi. Perché comunque ci torna meglio così. Sì. Oddio. In realtà abbiamo anche l'Engle. No, no. Diamoci anche per lui Pareca, va. 6 più 20. 20 più Pareca, un'offerta da circa 26, 20, insomma, fra i 25 e i 30 milioni. Quindi ci può stare. E altri nessuno. Ok. Poi bisogna, ragazzi, iniziare a chiedere informazioni per tutti i centrocampisti. A ruota, a fuoco, ragazzi. Poi noi, nel senso, adesso ci fermeremo alla partita con il Barcellona.
E nel frattempo ci chiediamo le informazioni per tutti i centrocampisti e ci facciamo anche una prima offerta per tutti. Così proprio da sistemarci tra situazioni Kai Havertz e Dembélé, magari no. Poi Shelvey, no, ragazzi, Shelvey vi prego, no, non ce la fo. Rabiot, no, ragazzi, Rabiot nemmeno, vi giuro non ce la fo per Rabiot. Kanté magari, però per il momento no, non si può. Tielemans sì, questo mi piace, mi interessa fargli un'offerta. Gutierrez, perché no, sentiamo. Tolisso, vediamo. Baeza, perché no, sentiamo. Poi abbiamo anche Gagliardini, che non possiamo perché è in prestito. Ah, raga, allora niente, il Gaglia niente, è in prestito. Quindi sì, prima di un pezzo questo, no, no. Ciao bello, è stato bello averti nella lista preferita per un poco tempo, ma niente. Kessi sì, subito informazioni. Anche per Herrera. Ah no, siamo arrivati al limite. Ok, dopo ricominciamo da Herrera, ragazzi, a chiedere le informazioni. Ok, andiamo avanti, interrompiamo subito. Abbiamo 6 email, 8 email, milioni di email su email, Kostas Manolas! Fermi raga, fermi, fermate tutto. Che episodio raga, che episodio, che acquisti che facciamo. Mamma mia, che mercato per la nostra squadra, signori. Che mercato, accettalo subito e porta a casa Kostas Manolas, ragazzi. E questo è un grandissimo acquisto. Questo è un grandissimo acquisto, ragazzi. Ma scherziamo, Manolas in difesa è roba dura proprio, ragazzi. È proprio roba dura. Ma chi ci passa più? Ma che cacchio, ma che squadra, ragazzi, che creiamo. Che Siviglia! Altro che il Barcellona. Ci abbiamo meglio noi la squadra, non lo so, però. Bella, bella lo stesso. Per Konoplyanka. Mi fanno incazzare. No, no, 42 no, Manchester City, non te lo vendo, non te lo vendo. 43. A 43 sì, a 42 no. Vi giuro, ragazzi, se mi ridicono 42, li mando in culo, ma in culo, Proprio li faccio fare 6 volte il giro del mondo di corsa, da quanto sarò incazzato. Amartey, 7 milioni, lo vedo più come riserva, direbbero Amartey, così ad occhio, Ma considerando il fatto che ci servono anche le riserve. E mi sa che ci conviene trattare. Quindi possiamo fare 4 e 2 netti, ragazzi, perché le contropartite non ce l'abbiamo più. Non abbiamo più nessuno in squadra. Siamo vuoti e quindi facciamo così. Poi, intanto, ragazzi, facciamo un'offerta anche per Gaze e compagnia bella, visto che comunque i Borra lo venderemo e quindi un po' di soldi in più ce li avremo. Perciò per Gaze 12 e mezzo ci sta, o meglio, un po' bassina sicuramente, però. Meglio così che niente, che sparare subito alto. Per Dendoker potremmo provare un 6 e mezzo. Ok. E anche questa è fatta. Poi per Tielemans, che pensa un po' più alto, potremmo arrivare a un bel decino, tondo tondo. Ed è un primo approccio con l'Anderlecht anche per lui. Per Baeza, che ha un prezzo bassissimo, ragazzi, magari come riserva effettivamente ci potrebbe stare. Possiamo fare, proviamo bassissimi, 1 milione e 8, è basso ragazzi, almeno 2 milioni e mezzo, 3 penso ci vogliano, però partiamo bassi. E perché sì, possiamo tentare la carta 6 milioni e 100 a caso, a random, ma ci sta. E adesso ci chiediamo anche le informazioni per gli altri giocatori ragazzi, questo credo sia un episodio da circa 40 minuti. Ma penso che a molti di voi faccia piacere avere un bel episodio, bello lungo, bello ignorante. E quindi eravamo rimasti a Herrera, informazioni anche per lui. Poi per Brozovic, per Bazoer e abbiamo finito in teoria. Ok, poi ragazzi, adesso ve la butto lì perché effettivamente noi siamo più o meno tendo anche Konoplyanka. Nel caso in cui andessimo a vendere Konoplyanka, state sicuri che uno tra Barkley e Fekir lo andremo a prendere, ragazzi, perché io voglio avere i centrocampisti, non è che voglio giocare senza squadra. Quindi bella, 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 sarebbe, cioè, ci andrebbe bene lo stesso. Intanto ho venduto Iborra, 23 milioni in più per noi. Askashibar è arrivato il prezzo anche per lui. E possiamo fare un'offerta.
Ragazzi, vi giuro, mi piace tantissimo Aska Shibari, che me l'ha concetto veramente un genio, perché proprio mi piace. Facciamo 2 milioni e 4, visto che il destino ha voluto questo numero strano, facciamo 2 milioni e 4. Per Gutierrez, che costa anche abbastanza, non me lo sarei mai aspettato, possiamo fare tipo 7 e mezzo. Ci può stare, ci può stare. Poi per Tolisso è un macello, però io arriverei a 26. Sì, dai, ce la possiamo fare più o meno su per giù all'incirca. Per Herrera, forse a 18 iniziamo a parlare di qualcosa. Brozovic si è appena unito. Ma cosa si è appena unito? È da 10 anni all'Inter, Brozovic, tra un po'. Ma che? Vabbè, ragazzi, lasciamo stare. Basoe, ok. Appena unito, bella, bella. A caso, ragazzi. Comunque va bene lo stesso, non ce la prendiamo a male. 6 mail, chi sono? Un po' di gente. Allora, inizia in tentativa per Colo, cioè per Baeza con il Colo-Colo e anche l'Eibar. Quindi mi sa che Baeza, ragazzi, che è successo? Mi sa che Baeza non lo compreremo. Però vabbè, abbiamo comunque sempre tutti gli altri da poter provare a prendere. Sar, offerta accettata, o meglio, sì, appunto, no, Sar, offerta accettata. 40.000, 3 anni giocatore, no, 3 anni, giocatore, ma facciamo anche 4, ragazzi, secondo me ce la facciamo, vabbè, ma 3 ci bastano. Giocatore per il turnover, secondo me gli basta l'Hoffenheim, o meglio, gli basta Sar, all'Hoffenheim gli basta se in caso un milione più Parea. Per Meret invece facciamo 15.000, 4 anni, giocatore importante prima squadra. Non mi ricordo se 15.000 gli bastassero oppure no, però va bene così. De Vrij ne voglio un 36. Ecco, no, no. Non esageriamo, Lazio, non esageriamo. Lo tifo schifoso. Stiamo tranquilli. Ragazzi, voi dovete sapere che io lo tifo lo odio profondamente, perché non lo so perché, però lo odio. A caso. Lindelof, invece, non gli piace Pareja e quindi la trattativa salta. E ciao ciao. Signori, siamo arrivati alla fine del video. Forse, ragazzi, credo però di andarvelo a suddividere in due parti questo video, dato che è circa 45 minuti che sto registrando, o meglio, è circa un'ora, però mi immagino che tra la pausa per inserire tutti i giocatori nella lista preferita e tutto il resto siano circa 40-45 minuti di video. Quindi penso magari di dividerlo in due parti da 20, una da 20 e una da 25. Però, vabbè, penso vada bene lo stesso. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Cosa dobbiamo fare? Niente, semplicemente dobbiamo. Nel prossimo video, ragazzi, consigliatemi sempre un giocatore da comprare. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate delle. Aspettate, prendiamo direttamente tutte le trattative. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate delle. L'acquisto di Manolas, della cessione di Vito, della cessione di Zonzi, della cessione di dov'era, di Carriso e di dov'è? Da qualche parte ce ne sono sicuro. No, nessuno, bella. E allora quindi degli arrivi di Kean, dell'arrivo di Scuffette, dell'arrivo di che abbiamo comprato di Cancelo, anche di che abbiamo preso anche di Dele Alli, ragazzi. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di tutti questi acquisti e cessioni. Dunque, ragazzi, spero come al solito che il video vi sia piaciuto. Cliccate il pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici, ragazzi, anche un bel commento. E direi che con i nostri nuovi acquisti, ovvero ripetiamolo ancora: Dele Alli, Kostas Manolas, Joao Cancelo. E dove sta Moise Kean, anche Simone Scuffetta, ragazzi, possiamo finire qua il video e dunque direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Banan!